siamo arrivati all'aeroporto di Monaco. Adesso di solito qua fanno dei controlli a campione per l'immigrazione. Indovinate un po' a chi tocca? Oh, evviva! A Jacopino! Che felicità! Che felicità! Quello che arriva. Allora, com'è andata? È andata bene. Allora, mi hanno fatto un controllo rettale. No, non è vero, è andata bene. Scusate, gentili, mi hanno messo dentro quell'archingegno lì e sono rimasti terrorizzati da questo. Perché? Sir, can you show me this? Yes. Ah, ok, ok. Abbiamo la televisione che stanno cercando di capire come funziona. Sì, più che altro avrò bisogno delle auricolari. Io non l'ho ancora accesa, però potete vedervi. Poi ci hanno dato il cuscino per dormire e una copertina. Perché ovviamente faremo il viaggio di notte, che in realtà non sarà notte, perché partiamo di pomeriggio e arriviamo di pomeriggio in 11 ore. Strano, eh? Ha pensato a darci una merendina con un bel gelato bagno. A gennaio. Che buono! In realtà il gelato che ci ha dato prima non era alle 7, era alle 7 secondo il mio orologio dell'Italia. Biologico. Fuso orario italiano. In realtà eravamo già su suolo americano, eravamo tipo in Groenlandia. Ed erano le mezzogiorno circa, quindi ci hanno dato un gelatino a mezzogiorno, così per rinfrescarci un po'. E poi un panino che io l'ho mangiato di no, ma non era particolarmente buono. Non era ora di panino, diciamo. Va bene. Comunque siamo appena arrivati a Los Angeles, siamo proprio morti, lo si vede dai nostri occhi rossi. Ora contattiamo Uber, andiamo direttamente al nostro appartamento dove continuerò la mia pennichella fino a domani. Ok, allora, benvenuti in America. Allora, siamo in questa vietta molto molto tranquilla, come potete vedere, bella, graziosa, gente cordiale. Adesso andiamo a fare colazione, che qua vicino c'è un posto dove fanno del caffè, spero che non sia americano, spero che abbiano anche l'espresso, che così si può chiamare caffè con la C maiuscola, magari una ciambellina e poi andiamo diretti al NAM, anche se ho ancora sonno, ho dormito 12 ore ma come se non avessi dormito, il fuso orario mi sta ammazzando. Ok, ci vediamo direttamente al NAM. Piccolino, da noi avrebbe un po' di problemi a parcheggiarlo. It's huge. NAMM show, yeah! Final
2020. Thank you.
Dei pedali della Alexander che sono favolosi, stranissimi ma favolosi, e probabilmente ve li porterò poi sul canale. Ci sono dei pedali che fanno dei sintetizzatori molto molto interessanti, molto particolari e alcuni anche molto estremi, ma ve li porterò sul canale. Diciamo digitale, però potete andare a modificare come vanno ad interfacciarsi tra i vari effetti. Praticamente potete andare voi a collegare tutto quanto, c'è un touchscreen molto grosso, potete cambiare il routing, quindi è molto interessante andare a scoprire che suoni si possono ottenere con questo pedale, veramente figo, spero di portarlo anche sul canale. Qualcosa di davvero fenomenale, suona davvero benissimo e la cosa figa che si può fare è praticamente potete toccare il pedale, essendo appunto uno spring reverb si muovono appunto le molle e potete creare dei suoni davvero particolari, veramente molto molto figo. Oh,
take off. Double stick adhesive tape, non-intrusive to the body, super easy to take on and off. Same thing here, magnetic strip, right? That's it, this controls it. There's six controls here. You see two and a volume knob, but by holding them both down, holding one down, holding one, there's a total of six. And inside this unit, if you can see, there's an arpeggiator, right? So if you hear, right? If I don't have that on, it's just a keyboard, right? Electric piano. Right? If I hit that arpeggiator, then you can play. It's kind of like a delay. Esplode e si vede proprio il fumo. È una figata. Allora, siamo pronti per la seconda giornata del NAM, però prima dobbiamo fare colazione e oggi voglio mangiarmi un po' di ciambelle perché ieri siamo andati a una caffetteria, ho chiesto "Do you have donuts?" e mi ha guardato malissimo, mi ha detto "No, beh no, siamo in America, certo che dovete avere le ciambelle." Ora voglio mangiarmi una ciambella. Comunque abbiamo le banane in giardino. Ma quanto è tranquillo questo quartiere? Quanto è tranquillo sto quartiere? Tantissimo! Infatti è bello correre qua la mattina. Sembra di stare a GTA. Adesso quasi quasi rubo una macchina. Ecco. Due stelline subito. Due stelline. Papam. Ragazzi, l'abbiamo trovato. Yeah. Speriamo che almeno qua dentro ci servano le donuts, perché da titolo dovrebbero averla. Speriamo. Cioè, finalmente. Allora, com'è questo smoothie? È smoothie?
really smoothie. Completely smoothie. It's chocolate and banana. Chocolate and panna montata, I don't know how to say it. E poi abbiamo trovato le ciambelle. Oh sì, le abbiamo trovate. Mamma mia, è buonissimo. Morbido. Si sente un sacco la banana. Lo mangiamo anche domani mattina. Si sente cioccolato retrogusto, pannoso. Direi di sì. Adesso devo assaggiare le ciambelle però. Assaggiamo le ciambelle. Sono morbidose anche queste. Ottima scelta. Ragazzi, quanto è scomodo non avere il wifi. Sì, è l'unica pecca dell'essere qua. Siamo andati a mangiare le ciambelline e ci siamo accorti che non avevamo il wifi per chiamare Uber. E quindi siamo dovuti tornare indietro nel nostro appartamentino. Intanto sta arrivando Uber. Uber. E quindi abbiamo avuto wifi per entrare. Perché qui in realtà se attacchiamo il 4G praticamente costa 50 euro al giga. Ciao. Un sacco di appuntamenti. Iniziamo con andare dall'Arturia perché ci sono delle novità, una nuova scheda audio. Faccio notare che sono le 11:40 e Jacopo si è appena preso la doppia. Andiamo. Lo sentite questo casino? Siamo nel reparto batterie, ma non ce ne eravamo accorti. Praticamente l'Arturia mi ha cacciato. Ma non è vero? Sì, sono arrivato in ritardo all'appuntamento. Allora mi hanno detto vieni poi domenica. E quindi continuiamo il giro. Andiamo da Blue Cat Audio. Yeah.
It's my life, it's now or never. And I ain't gonna live forever. I just wanna leave what I believe. Okay, so maybe the quality of the sound is almost the same, but the dynamics is. Yes. Yeah, yeah. There's less nice dynamics. Mics. Yeah, yeah. There's a little more texture on this guy. Exactly, yeah. A little more breathy. Yeah, yeah, there is more gain in the voice there. Yeah. So all the breath or a little sound are catchy. This one is quite good, but maybe, yeah, it's a live microphone. Well, yeah, exactly. They have even an olive oil trees on their property, and hidden amongst those. Ok, siamo un attimo usciti per gustarci delle prelibatezze americane. Non che è sono. Vero, non lo fa, quindi fai la foto. E allora? E quindi come devo si fa? Devo farlo con Instagram. Un attimo di pausa dal frastuono del NAM per goderci questo bellissimo attack. Hey!
è sera, ma non abbiamo ancora visitato i Dick. No, ce lo siamo ripromesso da tipo 3 ore che diciamo adesso andiamo a vedere. No, adesso no, guarda, adesso cascas e poi ce la stiamo facendo. Quindi adesso andiamo a vedere Gibson e Fender. Giorno di NAMM, dovremmo andare a vedere il booth della Driftwood, quindi hanno presentato un nuovo amplificatore in cui si possono inserire all'interno anche gli impulse response, quindi deve essere una figata perché si può utilizzare solo l'amplificatore e uscire direttamente in uscita linea con gli impulse response, almeno credo sia così, ma oggi andremo a vederlo. Poi voglio farvi vedere che Robert Keely in persona della Keely Electronics mi ha dato l'Echos da provare, quindi appena torno da casa, appena torno a casa dal NAMM, ve lo faccio sentire. È un pedale un po' complicato, secondo me. Ora vi parlo qui così mi potete vedere. È un po' complicato perché praticamente si nascondono delle features all'interno, quindi si possono magari premere 2 volte un tasto, 3 volte un altro tasto, tenere premuto un tasto per entrare nelle feature secondarie, quindi da tenere a mente è un pochettino complicato, secondo me. Però una volta che avete capito come funziona, il suono è davvero figo. È un delay tape, quindi un delay a nastro, davvero molto interessante, si possono fare delle cose molto particolari. E insieme c'è anche il looper, quindi fighissimo. Intanto vi faccio vedere la mia stanza, la stanza mia di Jacopo, che è tutta quanta rosa. Ovviamente c'è un casino in questo momento, c'è un bordello dappertutto. Piccolina però, bella. Ovviamente completamente diverso dalla Villa Dofix, non so se avete visto qualche video, sicuramente sì perché Gastio ha pubblicato un bel po' di cose, però noi abbiamo l'essenziale. Ciao! Ok, controlli passati, andiamo a posare la roba della Dofix e iniziamo il giro. Doppio cioccolato muffin e fantasticamente un espresso. Non ci crede nessuno! Non ci crede nessuno che è un espresso. Esatto. È finto. Ragazzi, è buonissimo questo muffin. È una cosa enorme. È una torta praticamente. È una torta, sì. Qua tutto è gigante. Qualsiasi cosa è molto più grossa che l'Italia. Comunque siamo nel reparto batterie, ti sente? Allora, io ho appena mangiato questo muffin, Jacopo, come vedete lì, sta aspettando di fare colazione. Indovinate un po' che cosa ha ordinato? Ebbene sì, un hamburger alle 11. Già. Americano che italiano, sei sicuro di essere italiano? No, in effetti non, mi sto spalmando la mostarda dappertutto.
stiamo valutando su recensire questi amplificatori. I usually create my art. Okay, yeah. I have a studio, I have a bunch of... I think it's 'Di pausa per goderci la birra, un hot dog, birra tra l'altro 33 cl Heineken, 8 euro. Esatto, versato dalla lattina peraltro. Esatto. Mica la spina. Pensavo che la Norvegia fosse cara, ma anche qua ne approfittano parecchio, direi. Allora, ho appena fatto un'intervista con la Dofix. 8 dollari in realtà. È andata molto molto bene, però la faccio uscire sul canale in modo separato, quindi avrete l'intervista separata. Ho avuto una piacevole conversazione, abbiamo avuto una piacevole conversazione con Alessandro Barbetti di Gastube. Quindi è la prima volta che lo conosco di persona, è davvero una persona molto tranquilla. Tranquilla, sì, ma piacevole, una bella persona. Sono stato molto contento di averla conosciuta. Ho fatto la foto con Paul Gilbert, fichissimo. E quindi, lui non è che sia fighissimo, però il fatto di fare una foto, però ho fatto la foto con Paul Gilbert. E niente, ci godiamo questo pranzetto e poi continuiamo. Comunque raga, qui a NAM c'è gente vestita davvero strana, ma parecchio. Ragazzi, io non ne capisco molto, mi hanno detto che sta praticamente suonando live da New York e non ho idea di come riescono a fare questa roba qua. Cioè, c'è il piano che suona da solo in base a come suona il tipo a New York. Dal NAM, perché adesso vado a incontrare gli amici della Cali Audio, che hanno detto che non hanno quest'anno il booth all'interno del NAM, ma sono fuori, quindi c'è da camminare un 7 minuti e andiamo ad ascoltare le nuove casse a tre vie. Siamo all'interno del Merio. Ok, finalmente l'abbiamo trovato. In realtà dovevamo metterci 7 minuti, ma non trovavamo il posto, abbiamo messo tipo mezz'ora, abbiamo girato un tondo finché abbiamo trovato il posto. Entriamo. Hi,
l'abbiamo fatta, abbiamo sentito un pochettino le IN8, non male. C'è un mid range un po' più vasto, visto che sono tre vie. Le ho ascoltate anche in posizione orizzontale, non male. Prezzo 399 per ogni monitor, quindi un prezzo normale. Anche qua, normale, sempre normale. Tutto normale, però... Poi Nate mi ha fatto sentire il subwoofer. Da sentire è bello, sicuramente. Normalmente, poi... Sì, ha detto che funziona bene con un sistema PA, quindi... Hi-Fi, normalissimo, quindi stupendo. Si sente appunto la mancanza del subwoofer una volta che lo stacchi. Però da mixare, io non riesco personalmente a mixare con un subwoofer. Non riesco, perché proprio ho troppe basse frequenze che quando ascolti realmente la musica non ce le hai nelle orecchie. E quindi mi trovo difficile a mixare. Però da sentire, niente da dire. La figata. Sì, direi che c'è proprio gente vestita strana. Molto strana, direi. Molto, molto, molto strana. Ma ci sono i drag queen qua. Wow. Ragazzi, guardate chi c'è. Allora, oggi ultimo giorno di NAM, qua c'è un sole pazzesco, c'è sempre sole da queste parti, ci sono 20 gradi e siamo a gennaio, 20 gradi. Oggi vedremo un bel po' di cose, vedremo il padiglione inferiore e andremo anche dall'Arturia, che purtroppo l'altro ieri mi hanno praticamente cacciato perché sono arrivato in ritardo. Dai, colazione e poi si inizia con il giro al NAM. Che, non lo vuoi anche tu un bel banano in giardino? Banana! E devo dire che oggi c'è molta meno gente. C'è una pace e una tranquillità pazzesca. Non c'era neanche coda per i controlli. Allora, adesso andiamo a posare la nostra roba al booth della Dofix e iniziamo a fare il nostro giro. Prima mangiamo. Prima mangiamo, colazione. Ho preso un pretzel gigante. Persone.
want to have synthesizer, and I like the Mini Moog. So I just like with the preset selector here, I can select Mini, and then let's say I want a specific type of sound. So I have the choice between bass, brace, keys, lead, organ. So let's say I want keys, and I only want to hear something bright, for example. Yeah. So everything now is filtered. So out of the 7,000 presets that you have on Analog Lab, you have the four presets that satisfies your demand, your choice, your needs. And then, so then you can just click and then you try them, and it's from the Moog instruments. Inside the map, the 7,000 sounds, 24 instruments. Okay, that's all we need. We only need three chords in pop music, everybody knows that. I don't know if I can do this when I'm alone. It strikes a chord down below. It's too good from my Allora, siamo appena stati sotto, abbiamo finito il giro, abbastanza deludente. Sì, eravamo partiti molto carichi e invece, non lo so, non tutta questa... Poca roba di qualità, tanti Chinese, ma tanti Chinese, e la qualità proprio si è abbassata rispetto al piano superiore. Oppure si è alzata in maniera pazzesca, tipo con quelle chitarre da 44.000 sì, dollari. Sì, esatto, c'erano alcuni booth con delle chitarre assurde, intoccabili, neanche potevi provarle, e poi il resto robaccia, diciamo robaccia. Questa era copia di quelle chitarre lì. Copia di chitarre e robaccia.